come deve comportarsi il pensiero filosofico di fronte al segreto della Trinità. Può appunto leggere Agostino, scoprendo che anche Hegel avrebbe fatto bene a studiare Agostino un po' di più. C'è un misterioso processo che avviene in Dio. Il Vangelo ci dice che Gesù di Nazareth era il figlio di Dio. Ma che cosa significa? Che cosa vuol dire che Cristo e il Padre sono uno solo? L'interezza del messaggio cristiano sta proprio in questa unità che si realizza sulla croce grazie alla morte di Gesù in quanto uomo. A questo proposito, l'intelletto umano può trovare solo analogie. E il genio di Agostino ha esposto in 15 analisi incredibilmente valide il suo modo di approssimarsi a questo mistero dell'incarnazione di Dio e dello Spirito Santo. Di questi 15 libri possiamo qui prenderne in esame solo uno e anch'esso solo per brevi cenni. Che cosa c'è di più misterioso dell'incarnazione di Dio? La mia risposta è questa: la possibilità che abbiamo, articolando i suoni della voce, di comunicare qualcosa a qualcun altro. Anche il linguaggio è un manifestarsi di qualcosa. Heidegger, uomo di straordinarie capacità linguistiche, quando era ancora un giovane docente, coniò, in riferimento a questo enigma del pensiero e della parola, un neologismo molto bello mai sentito prima. Es weltet, mondeggia, cioè è il mondo stesso a farsi processo di autorivelazione. È proprio in questo senso che Agostino ha inteso il Logos, vale a dire il concetto neotestamentario, secondo cui il Figlio è il Logos venuto nel mondo per portare il messaggio della nuova alleanza e della promessa rivolta ai credenti. Agostino mostra che questo Logos in verità si lascia comprendere un poco anche alla luce del linguaggio e della coscienza che è vincolata al linguaggio. Questo è il grande problema del processo. Si tratta di un procedere, di un essere in cammino che non conduce a qualcosa, certamente no, né da esso nasce nulla. Non è un fenomeno riproduttivo. Che cos'è allora? È l'arcano nel quale viene pensato anche il mistero della luce, della luminosità, presente nel concetto greco di nous. Quella ragione che per i greci penetra in noi come la luce dall'esterno, aprendo improvvisamente il mondo ai nostri occhi. Ebbene, a questo mistero ci si può accostare con innumerevoli varianti, tratte dall'esperienza concreta della nostra vita, come il rapporto fra madre e figlio, o come tutte le altre possibilità scandagliate nei 15 libri di Agostino, la cui lettura, ricordo, fu per me uno dei primissimi strumenti per introdurmi al pensiero moderno. In welcher besonderen Weise
Vorrei mostrare in quale particolare maniera un uomo come Agostino abbia meditato su un problema filosofico come quello del tempo, istituendo un colloquio religioso immediato con Dio. Il libro è suddiviso in tanti piccoli paragrafi, sempre inframmezzati da un'invocazione a Dio per ottenere aiuto nelle difficoltà del pensiero. La capacità di creare varianti e di scendere nel concreto fa parte del genio peculiare di Agostino, soprattutto nella trattazione del tempo, dove egli conclude: no, no, non si può concepire il futuro come essere, né pensare il passato come essere. Sono gli indizi attuali del futuro che possiamo immaginare come presenti ed essenti. Solo le tracce del tempo passato, tutto ciò che la nostra memoria conserva e che le varie forme dell'arte e dell'agire umano ci consegnano oggi, nel presente, questo soltanto possiamo chiamare essere. Che cosa sia essere rimane un enigma. Come può il tempo che è presente, passato e futuro essere un tempo unitario se possiamo vedere sempre solo il presente? Ciò richiede una distensio animi, una capacità dello spirito di distendersi. Ed è proprio questa che chiamiamo coscienza. Ecco perché insistevo sull'espressione tedesca Gegenwart. In essa risuona questa apertura, questo essere in attesa di ciò che ha da venire. Warten significa aspettare, attendere ciò che ci viene gegen, incontro, l'avvenire, appunto. In questo senso, l'esperienza del tempo si produce solo sullo sfondo di quel pensiero figurato di cui abbiamo conoscenza empirica. Tutti sanno ovviamente che cosa sia la speranza. E se un pensatore attuale come Ernst Bloch ha dato tanto rilievo al principio della speranza, lo ha fatto a ragion veduta. È proprio nell'aver speranza che consiste la coscienza umana e la certezza della vita. Per questo ritengo che il pessimista manchi un poco di onestà. Egli non potrebbe affatto essere se fosse privo di speranza.